Siamo a Sorrento al congresso SIO con il professor Angelo Camaioni, che ha diretto un corso monotematico sulla formazione dei giovani chirurghi nell'ambito della dissezione su cadavere. Quali sono attualmente le prospettive in Italia in merito a questo? Sì, il problema della formazione sia dello studente in medicina sia dello specializzando nelle varie branche, la formazione legata allo studio sul cadavere purtroppo in Italia continua ad avere una difficoltà di attuazione. Da una parte c'è una legislazione che purtroppo non consente l'utilizzo routinario del cadavere a fini scientifici, nonostante gli sforzi di varie legislature che da oltre 15 anni stanno cercando di trovare un equilibrio tra le varie esigenze, e si spera che questa ancora incompleta conclusione di questo iter legislativo possa, attraverso un allargamento della donazione d'organo, la donazione del cadavere, risolvere questo problema, che è un grande handicap, soprattutto visto alla luce di una branca scientifica e in una realtà europea dove invece noi troviamo tutte le altre nazioni, anche della nostra stessa estrazione culturale e anche religiosa, la vediamo assolutamente avanzate, tant'è che nel corso degli ultimi decenni c'è stata questa continua fuga di studenti o di specialisti nelle varie regioni, sia Spagna, Francia o nell'est europeo, per poter fare una corretta aggiornamento sulla dissezione del cadavere. In Italia questo adesso, attraverso la possibilità di portare dei cadaveri da altre regioni e da altri stati, secondo però una legislatura correttamente valida, è stato in parte annullato con la creazione di centri dove si può fare questa dissezione. Prima erano centri delle fondazioni isolate, adesso molti centri universitari e ospedalieri si stanno attrezzando. Detto questo, c'è da dire che c'è da parte della società italiana un grosso sforzo perché l'iter formativo, non solo attraverso questo è l'utilizzo del cadavere, ma attraverso un percorso molto più articolato che può prevedere, grazie anche alla tecnologia, la creazione di modelli artificiali dei vari organi e apparati, o attraverso anche dei modelli animali nelle varie strutture. Per il nostro campo torino-lingoiatrico noi possiamo trovare laringi di animali o orecchi di animali che sono molto, molto simili a quelle umane, quindi che possano consentire una corretta sperimentazione sia delle procedure chirurgiche, quindi modelli artificiali, modelli animali, attraverso spero sempre di più questi modelli sul cadavere, per arrivare poi all'attuazione in vivo delle varie conoscenze, delle varie applicazioni. Questo vorrei concludere, che questa necessità non solo riguarda lo studente nel corso di laurea, ma anche lo specializzando, ma anche il medico, soprattutto il chirurgo esperto, che proprio per la sua competenza nel creare nuove procedure chirurgiche ha bisogno della verifica sul campo delle proprie iniziative. Grazie professore, buon lavoro. Grazie a loro.